Amore, davvero, se penso a quello a cui sto andando incontro, a cui stiamo andando incontro, mi viene in mente un anno fa in cui lavoravo in quel postaccio ed ero l'ultima ruota del carro. E mi sembra di andare incontro a un sogno. Ma io te lo dicevo. Cos'è che ti dicevo? Che un giorno, prima o poi, gliel'avrei fatta pagare quei prepotenti. Ma chi si credevano di essere? Io adesso sono qualcuno. Valgo qualcosa. E tutte quelle segretarie antipatiche, ricordi? Il primo giorno fu un incubo, entrai e facevano fatica anche solo a salutarmi. Ma peggio per loro. L'ho perso un grandissimo architetto. Ma sai che ti dico? A me non interessa più niente. Per me oggi si inizia a respirare un'aria nuova. Sono un direttore. Sono in un ufficio del tutto dignitoso. E dove le persone che lavoreranno con me mi tratteranno con il dovuto rispetto. Come si dice? Sono il capo. E tu potrai dire di essere la compagna di un famosissimo architetto italiano. Scusami, ora devo andare che sono arrivato. Cosa? Sì, ma lo so che mi ami. Con l'aumento che mi hanno dato mi amerebbe anche Jennifer Lopez, tesoro. Sì, dai. A stasera. Ciao, pasticcino. Ciao. Ciao, 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 ciao. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Mi scusi, sono mortificata, è che devo girare sempre con queste pile di foglie. Mi spiace. Piacere. Anna, se mi segue le mostro la struttura. Come vedi qui si sta bene, c'è anche l'aria condizionata. No, mi scusi, ma è uno scherzo. Com'è possibile? Anche questo ufficio è vuoto. Ma gliel'ho detto, gli impiegati sono tutti in pausa pranzo. Non mi crede? Allora vado a parlare col direttore. Come, scusi? Ha capito benissimo. Se non mi crede, vada a parlare col direttore. Io non so che dirle. Ma lei vuole andare a scherzare? Ma se da oggi sono io il direttore! Scusi, che cosa sta dicendo? No, veramente cosa state dicendo lei? Oggi mi avevano detto di venire qui per visionare quello che sarà il mio nuovo posto di lavoro, dato che avevano molto credito al mio curriculum, per poter diventare direttore. E allora mi stai dicendo di quelle cose che francamente... Ok, va bene, si calmi. Mi dispiace, deve esserci stato un fraintendimento. Facciamo così. Ora io la porterò in un luogo che le piacerà. E poi insieme andremo a parlare col direttore, va bene? Prima però mi segua. E dove mi vuole portare? In un altro ufficio deserto? No, no, le prometto che è un posto che le piacerà. Si fidi. Se mi sono fidato già troppo di voi.
Mi deve credere, sono davvero mortificata per il disguido, però ora cerchi di non pensarci. La verità è che avevamo pensato, visto che oggi è il suo primo giorno, di organizzare una festa. Una festa? Ebbene sì, e le assicuro che non c'è nessun errore stavolta. Ma guardi, non mi sembra vero, è la prima volta che qualcuno alla Vogue organizza una festa per me. Vede, gliel'avevo detto che non eravamo poi così male. Ora prego, mi segua. Davvero avete organizzato una festa per darmi il benvenuto? Ma voi siete matti! Una festa per me. Feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mid beside and now, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night. Tutto bene? Prego, spero che gradisca due patatine, un bicchiere di Coca-Cola, un'aranciata. Finita la pausa pranzo, ci raggiungeranno anche i suoi futuri colleghi. Poi le prometto che andremo insieme a parlare col direttore, va bene? You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake.